i platonici minori. A parte Aristotele, i successori di Platone non lasciarono un grande ricordo di sé. Morto il maestro, il primo a sostituire la guida dell'Accademia fu il nipote Speusippo, figlio di Eurimedonte e della sorella Pottone. Speusippo non aveva niente in comune con lo zio. Di carattere irascibile, una volta buttò il suo cagnolino in un pozzo solo perché lo aveva disturbato durante le lezioni. Era più versato nei piaceri della vita che non in quelli dell'insegnamento. Finì paralitico su un carrello, trasportato su e giù per l'Accademia dai discepoli. Lasciò commentari per un totale di 42.475 righe, di cui pochissime quelle giunte fino a noi. Diogene Laerzio, Vita dei filosofi, 415. A Speusippo successe Socrate, un bravo uomo nato a Calcedonia, una cittadina sulla costa asiatica del Bosforo. No, scusate. A Speusippo successe Senocrate, un bravo uomo nato a Calcedonia. Scusate. Una cittadina sulla costa asiatica del Bosforo, proprio di fronte a Bisanzio. Senocrate conobbe Platone quando era ancora un ragazzo e gli stette dietro per tutta la vita, lo accompagnò persino in Sicilia. Forse per questo venne eletto anche lui direttore dell'Accademia, non certo per l'ingegno e l'apertura mentale. Platone stesso ne conosceva i limiti. Una volta parlando di lui e di Aristotele osservò: l'uno ha bisogno di sprone, l'altro di freno. In compenso aveva un aspetto austero da vecchio saggio. Quando scendeva in città tutti decidevano il passo e anche i piccioltroni si azzittivano. Ispiravano a tale fiducia che fu l'unico ateniese a testimoniare senza essere costretto a prestare giuramento. Con le donne, come dire, era un po' tiepidino. Una notte la bellissima Farina, con la scusa di essere inseguita, riparò in casa sua e dormì nel suo stesso letto. Lui non se ne accorse nemmeno e restò impassibile. E l'indomani lettera andò in giro, dicendo di aver dormito con una statua. Morì a 82 anni, cadendo di notte in una tinozza di acqua piovana. Che stronzate. Capitolo quinto. Alfonso Caro Tenuto. Ingegnere, il vizio maggiore dell'italiano è la superficialità. Osservate per cortesia il comportamento di un cliente qualsiasi, e poi ditemi se non ho ragione. In genere chi sta per comprarsi un paio di scarpe si ferma davanti alla vetrina, guarda la merce esposta, sembra immobile, ha lo sguardo assente, quasi disinteressato. Poi quando meno me lo aspettate entra nel negozio e dice: voglio quelle lì, ho il 42. Se le prova, paga e se ne va. E questo me lo chiamate comprare le scarpe? Allora io qua dentro che ci sto a fare? Tanto valeva metterci un distributore automatico. A sfogarsi all'Alfonso Caro Tenuto, cavaliere del lavoro, commerciante in calzature, titolare della propria ditta Caro Tenuto e Figli, fondata nel 1896, già fornitrice di casa reale. Siamo nel negozio di Via Toledo. Don Alfonso è praticamente incastrato in una poltroncina di Vimini,
che ha i braccioli troppo ravvicinati per poterlo contenere. Malgrado il caldo e la stagione avanzata, è ancora in giacca e cravatta, come si conviene a uno che ha una tradizione da difendere. Si è solo allenato un pochino, allentato un pochino il collo della camicia. Il locale è deserto, sono le 9 di mattina. Un commesso occhialuto in camice nero lo guarda con aria rassegnata. Evidentemente ha già sentito altre volte l'apologia della scarpa. Io certe volte vorrei chiedere alla gente per strada: scusate, ma perché andate così di fretta? Forse perché sono giovane, azzardo, tanto per rispondere in qualche modo alla sua domanda. Ma siamo sicuri che sono giovane? Chiede ancora a Don Alfonso. In che senso, scusa? Ingegnere, ditemi la verità. Avete mai visto ballare i giovani oggi? I giovani d'oggi? Io lo so perché ho due figli. Il più grande ha 22 anni e la ragazza 18. Qualche volta invitano gli amici a casa, loro dicono a fare quattro salti, e beh, mi dovete credere, li ho visti ballare tante volte, ma non li ho mai visti saltare, dico io, ma me lo chiamano ballo quello là. Tutti con una faccia appesa, come se avessero passato chissà quale guaio, e poi un'aria di sofferenza. Una tristezza che non vi dico, ognuno che balla per conto suo senza guardare in faccia la persona che gli sta di fronte. Dice che così si balla rock duro, ma facitemi un piacere. La nostra generazione era tutta un'altra cosa. Il valzer, il cha-cha-cha, il charleston, i cotillon. Ve li ricordate i cotillon? Changez la femme. Adesso non si fanno più, all'epoca nostra con i cotillon ci facevamo un sacco di risate, ma io ho una teoria che spiega tutta la tristezza della gioventù moderna. Noi siamo nati in casa, nella stanza da letto di papà e mamma, tra mura amiche. Questi invece sono nati in clinica. Ingegnere, questa è gente d'ospedale. Il massimo che hanno visto appena sono nati è stata la faccia di un dottore, un flacone di plasma per una trasfusione di emergenza. Ma le scarpe, dico io per ricondurlo al tema, le scarpe, sospira il cavaliere, oggi nessuno sa che cosa significhi questa parola. Una volta invece era un biglietto da visita, un traguardo sociale. Quando arrivava un cliente al laboratorio di papà, inviava la barbiere. Mio padre Oscarino, il primo assistente, lo ricevevano come se fosse stato il principe di Savoia. Gli offrivano il caffè e lo intrattenevano a parlare. Nel frattempo il piede aveva tutto il tempo per rasserenarsi e diventare normale.